La massoneria italiana giunge all'appuntamento del 1914 in condizioni di notevole difficoltà. L'era d'oro, quella della sinistra storica che è durata 20 anni e che ha visto la massoneria al centro della vita politica italiana, su 5 presidenti del Consiglio tra 1878 e 1896, 4 sono iniziati i massoni, è ormai alle spalle. Nel 1903 è morto l'ultimo presidente del Consiglio della generazione del Risorgimento e massone, Giuseppe Zanardelli. Il suo successore Giolitti è molto più freddo nei confronti del Grande Oriente d'Italia, la principale organizzazione massonica, l'unica in quel momento. Ma nel 1908 si è anche consumata una scissione nel GOI, nel Grande Oriente d'Italia, è nata la Gran Loggia d'Italia di Piazza del Gesù. E nel 1912 il Partito Socialista ha espulso gli ultrariformisti di Lorida Bissolati, tra i quali molti sono massoni. E nello stesso anno anche i repubblicani al loro congresso allontanano i massoni accusandoli di essere troppo leali nei confronti della monarchia. Nel 1913 con il patto Gentiloni assistiamo al nuovo ingresso dei cattolici nella vita politica italiana e sappiamo quanto la massoneria sia fortemente anticlericale, soprattutto in quel periodo. Infine nel 1914 è il Partito Socialista stavolta di nuovo a dichiarare incompatibile la affiliazione massonica con la militanza nel partito per voce dello stesso Mussolini. Dunque una massoneria che si trova in notevoli difficoltà e che deve in qualche modo rilanciare la sua immagine. La guerra in questo senso, la guerra che scoppia in Europa, in questo senso può diventare l'occasione per un rilancio della principale obbedienza massonica italiana. Ma ci sono due letture da tenere conto. Da un lato il tradizionale pacifismo massonico, si tenga conto che nel 1867 il Grande Oriente d'Italia aveva aderito alla Lega Internazionale della Pace e della Libertà di Ginevra, che promulgava, lanciava progetti di smilitarizzazione, di pace universale perpetua tra i popoli fratelli. Ma dall'altra parte c'è il concetto di guerra giusta che comincia a emergere all'interno delle logge, tenendo conto che questa guerra per la massoneria italiana, la guerra che sta scoppiando in tutta Europa, può essere anche l'occasione sia per difendere gli interessi della patria, dell'Italia, che di difendere gli interessi dei popoli oppressi, principalmente il Belgio occupato dai tedeschi. Insomma, come dice Fulvio Conti, una divisione tra Weltbürgertum e Staatsbürgertum, cittadinanza del mondo e cittadinanza dello Stato, da che parte stare? In questa fase il gran maestro è l'artista, lo scultore Ettore Ferrari, la massoneria assume una posizione abbastanza di cautela. Viene alimentata l'attività irredentista, ci sono diverse iniziative della massoneria d'oltre confine, soprattutto a Trieste, mi riferisco principalmente alla loggia triestina Alpi Giulie, come anche società che hanno una forte connotazione massonica in quel momento, come la Dante Alighieri ad esempio, circoli imprenditoriali adriatici legati anch'essi al Grande Oriente d'Italia, soprattutto alla figura dell'ex Gran Maestro e ex Sindaco di Roma Ernesto Nathan, si muovono oltre frontiera per in qualche modo sostenere l'intervento dell'Italia in guerra. Tuttavia all'interno della massoneria notevoli sono anche i massoni neutralisti, contrari cioè a qualsiasi intervento in guerra. Lo fanno per vari motivi. Chi è legato appunto alla scelta del 1867, dunque un pacifismo massonico internazionale, chi collegato all'ex Gran Maestro Adriano Lemmi, legato al massone Crispi, quindi favorevole a una coerenza triplicista, chi ha posizioni antifrancesi. I francesi sono quelli del generale Oudinot che sul Gianicolo aveva sconfitto la Repubblica Romana, altra struttura, altra iniziativa che vede i massoni, aveva visto i massoni in prima linea. E poi sono i francesi di Villafranca che avevano interrotto la seconda guerra di indipendenza. Ci sono coloro che sono antizaristi ovviamente e ci sono anche massoni filosocialisti e molti sono legati a Giolitti, capofila dei neutralisti. Insomma, due diverse componenti, di nuovo la massoneria è lo specchio della società italiana, neutralisti intervengono, lo specchio della società italiana, anche le ambasciate, tanto francesi quanto tedesche, tra il 14 e il 15 si muoveranno
per sostenere le due diverse posizioni all'interno dell'obbedienza italiana. Dunque cautela, dicevamo, ma l'incalzare, soprattutto l'incalzare del movimento interventista, in particolar modo di questa novità che dal 1910 è presente nel panorama politico italiano, cioè l'Associazione Nazionalista Italiana di Corradini, che è tra l'altro caratterizzata da un fortissimo antimassonismo, fa sì che il Grande Oriente prenda delle decisioni abbastanza nette, almeno nel suo quadro dirigente. Dunque la massoneria si mobilita come una capillare macchina per la propaganda, sono 20.000 i massoni affiliati in quel periodo e, come scriverà Francesco Saverio Nitti, essi rappresentano uno dei più ramificati, efficaci partiti propagandisti a favore dell'intervento. Viene costituito un comitato centrale massonico di propaganda per l'intervento ad opera proprio dello stesso Gran Maestro Ferrari e addirittura si ipotizza la costituzione di una sorta di unità di comando, si verrebbe da dire, massoni che dovrebbero penetrare oltre le frontiere austriache per scatenare il casus belli. Questa operazione vede al vertice deputati massoni socialriformisti come Canepa, Berenini, l'editore del Secolo Pontremoli e tanti altri, tutti affiliati al Grande Oriente. L'esperimento però viene accantonato. Non viene accantonato invece un altro esperimento che non è direttamente massonico ma che vede alcuni massoni come protagonisti principali. È la Legione Garibaldina, guidata dal massone Peppino Garibaldi, il nipote dell'eroe dei due mondi, che insieme ai fratelli costituisce un'unità di volontari che vestiranno la camicia rossa, ovviamente nascosta poi dall'uniforme, diciamo, tradizionale francese, e inviata sulle Argonne. Saranno appunto 2.000 e combatteranno nei giorni di Capodanno tra il 14 e il 15, con anche un numero considerevole di morti, 229 morti e dispersi, tra cui anche due fratelli di Peppino Garibaldi. Si favorisce inoltre, mediante i rapporti che i deputati massoni hanno, la nascita di un comitato centrale dei partiti interventisti democratici, quindi il Partito Democratico Costituzionale, quello degli eredi di Zanardelli, il Partito Radicale, il Partito Socialista Riformista di Bissolati e alcuni repubblicani transigenti, come si diceva, guidati dal massone Barzilai. In qualche modo si cerca di costituire un terzo fronte interventista distinto dagli imperialisti nazionalisti e dai rivoluzionari sindacalisti, un interventismo democratico che però farà fatica ad emergere soprattutto in una fase dove lo scontro diventa uno scontro al calor bianco. L'ex Gran Maestro Nathan il 21 settembre del 1914 parlerà di intervento per spezzare il doppio triangolo confessionale degli imperi centrali: la Germania luterana, l'Austria cattolica, la Bulgaria ortodossa, l'impero ottomano islamico, tutti controllati da caste clericali. Di nuovo una posizione dunque anticlericale spiccata che caratterizza l'interventismo massonico. Tuttavia già all'interno della massoneria alcuni affermeranno, sosterranno posizioni più intransigenti, ad esempio il Gran Maestro aggiunto Giuseppe Canti, un radicale, parlerà di necessità di accaparrarsi il giusto e incontrastato dominio sull'Adriatico. L'influenza nazionalista in qualche modo comincia a permeare il dibattito all'interno delle logge. E poi ovviamente il nemico è quello di sempre. Il neutralismo non è altro che rappresentato da socialisti e cattolici, due socialisti massimalisti e cattolici, due avversari della massoneria e dello Stato che i massoni hanno costruito o comunque hanno contribuito a costruire dopo il risorgimento. Tuttavia la componente neutralista all'interno della massoneria non demorde, anzi ancora nel maggio del 15, quando 300 deputati del Parlamento solidarizzeranno con Giolitti e con le sue posizioni neutraliste, all'interno di questi 300 molti saranno deputati massoni sia del Grande Oriente che della Gran Loggia. Dunque un partito nazionale neutralista all'interno delle logge ancora forte quando scoppia la guerra. Con l'ingresso dell'Italia in guerra la massoneria partecipa attivamente pur mantenendo questo dibattito all'interno delle logge. Ci saranno molti massoni che partiranno per il fronte, circa 2.000 saranno i massoni volontari morti
circa il 10% degli affiliati durante il conflitto fino al 18%, e numerosi saranno gli atti ufficiali affiliati al Grande Oriente o alla Gran Loggia d'Italia: Carlo Cordero di Montezemolo, Giuseppe Pavone, il trio del volo, gli assi dell'aria, Baracca, Piccio, Guidoni, l'eroe di guerra Randaccio, Luigi Capello, di cui parleremo ancora, l'ammiraglio Millo, Rizzo, Umberto Cani, si parla persino del capo di Stato Maggiore della Marina, Taondere Vella, affiliato sembra al Gran Loggia d'Italia di Piazza del Gesù. I comitati di propaganda si trasformano in comitati massonici di assistenza civile, con compiti quali l'istituzione di segretariati per il popolo, uffici di collocamento per feriti divenuti inabili al combattimento, per i familiari dei combattenti o dei caduti, commissioni di soccorso, strutture di assistenza sanitaria e di assistenza femminile, lavoratori, cucine economiche, eccetera. I massoni sono obbligati a versare un obolo pro capite per sostenere il finanziamento al conflitto, un obolo che oggi, facendo un rapido calcolo, potrebbe raggiungere circa i 700.000 euro, una cifra piuttosto elevata, non solo allora ma anche oggi. Si costituiscono dunque numerosi comitati di supporto e di accoglienza, tutti i massoni sono obbligati anche a iscriversi alla Croce Rossa Italiana. Al primo piano del Palazzo Giustiniani, l'allora sede del Grande Oriente d'Italia, si trasforma in un ospedale. La propaganda si risolve anche in una serie, la propaganda a favore, a sostegno della guerra ormai scoppiata anche per l'Italia, si risolve anche in una serie di conferenze che le logge organizzano, invitando spesso esponenti dell'irredentismo, esuli ormai, come ad esempio Cesare Battisti, che parteciperà ad alcune iniziative organizzate dalle logge massoniche. Ci sono altri interventi che la massoneria fa. Ferrari lancia anche l'ordine di sorvegliare tutti coloro che possono essere spie, falsificatori di notizie, sovversivi. La massoneria, insomma, si sta attestando su posizioni sempre più intransigenti, pur mantenendo al suo interno una componente neutralista. I nemici alla fine sono sempre gli stessi, in particolar modo l'intervento del Papa Benedetto XIV a favore della pace contro l'inutile strage, da Ferrari e dagli esponenti massoni come un intervento a favore dell'Austria, sostanzialmente un intervento legittimista. I socialisti a loro volta sono sempre più avversari, soprattutto quando aderiscono alla conferenza di Zimmerwald e poi alcuni di loro anche a quella di Kilthal, che sono conferenze prettamente pacifiste. Il Gran Maestro Ferrari deve inoltre anche reprimere un'altra fronda in terra, non c'è solo quella ex neutralista, ora pacifista, c'è anche la fronda di chi sostiene che la guerra è giusta ma deve trasformarsi in una guerra rivoluzionaria appena instaurare finalmente la Repubblica. I rapporti della pubblica sicurezza parlano addirittura della riapparizione delle vendite carbonare, un'organizzazione che si pensava scomparsa con il Risorgimento ma che in realtà continua a lavorare e a operare in modo clandestino, affiancandosi in qualche modo ad alcuni esponenti della massoneria. Costoro sostengono la tesi che la guerra potrà portare a un cambiamento istituzionale nel paese e l'abbattimento di quella monarchia considerata traditrice degli ideali democratici del Risorgimento. La Gran Loggia e il Gran Oriente d'Italia reagisce a tutto questo tentando anzitutto l'esperimento di una unificazione tra le due obbedienze, superare la scissione del 1908. Con la Gran Loggia d'Italia di Piazza del Gesù. Nel 17 questa unificazione avviene ma fallisce contemporaneamente, perché una parte degli affiliati alla Piazza del Gesù, contestando le posizioni troppo democratiche del Grande Oriente, resta fuori e continuerà il suo percorso che poi porterà Raul Palermi, il gran maestro di questa obbedienza, addirittura a sostenere il regime fascista. Tuttavia il Grande Oriente d'Italia prosegue la sua battaglia, diciamo, per una guerra democratica, la guerra giusta di cui parlavamo, soprattutto quando dal 17 cominciano ad apparire nuovi interlocutori indiretti. Ad esempio per quanto riguarda il governo provvisorio che si instaura in Russia con la caduta dello zar, Kerensky da alcuni è considerato affiliato massone, lo dirà lui stesso.
E poi c'è Wilson che dagli Stati Uniti lancia l'idea di una società delle nazioni che sembra in qualche modo riecheggiare gli antichi sogni di una fratellanza universale e democratica tra tutti i popoli che il Grande Oriente aveva appunto sostenuto sin dalla fine dell'Ottocento. La chiave di volta di nuovo si ha nel 1917. Infatti il 28 giugno 1917 a Parigi, presso Rue de Cadet, la sede del Grande Oriente di Francia, si tiene la riunione delle massonerie dell'Intesa e dei paesi neutrali. Non sono tutti i paesi presenti, sia i paesi dell'Intesa che i neutrali, ma c'è una forte componente, una forte partecipazione. Tra di loro anche il Grande Oriente d'Italia invia una delegazione guidata da Ettore Ferrari, l'ex Gran Maestro Nathan, il grande oratore del rito simbolico italiano, che è una delle due camere diciamo di perfezionamento insieme al rito scozzese della massoneria italiana, e Alberto Beneduce, che sarà poi ministro e presidente dell'IRI sotto Mussolini. Questa delegazione partecipa ai lavori che cominciano con una condanna alla guerra in quanto tale, ma anche alla guerra scatenata dalla Germania. È una guerra giusta perché è una guerra di difesa e di liberazione dei popoli. Si auspica infatti in questa conferenza un blocco di nazioni democratiche, di potenze democratiche, in primo luogo gli Stati Uniti di Wilson, ormai punto di riferimento dei liberi pensatori, dei liberi muratori europei, e anche la Russia del governo provvisorio. Ci si richiama la società delle nazioni. Tuttavia, quando si passa poi ad analizzare quello che sarà l'aspetto della cartina geografica europea dopo l'auspicata vittoria, iniziano i problemi. Si parla di un reintegro dell'Alsazia-Lorena che dovrà tornare sotto la Francia, un reintegro ovviamente del Belgio nella sua indipendenza e delle altre nazioni occupate dagli imperi centrali. Si parla della nascita di Polonia e di Cecoslovacchia, ma solo per quanto riguarda l'Istria e la Dalmazia si evocano i plebisciti. Queste terre potranno diventare italiane solo se i plebisciti lo consentiranno. Gli italiani si oppongono. La delegazione del Grande Oriente d'Italia si oppone a questa posizione e infatti inizia un dibattito durante questa conferenza che si conclude con una soluzione in qualche modo di compromesso. Tuttavia, su un giornale francese, un delegato serbo dichiara che gli italiani hanno approvato la tesi dei plebisciti per l'Istria e per la Dalmazia. Si scatena un putiferio in Italia. Quando la delegazione torna a Roma si ritrova un vero e proprio fuoco di fila, soprattutto dei nazionalisti, i quali accusano i massoni italiani di essere venduti alle massonerie straniere e agli interessi stranieri, in primo luogo agli interessi dei serbi. Infatti la delegazione serba, guidata da Jovanovic, che poi sarà che è il alto esponente della massoneria di Belgrado, ma che sarà primo ministro in esilio tra il 42 e il 43 a Londra, è presente alla riunione di Rue de Cadet e ha ovviamente sostenuto la tesi dei plebisciti. Tuttavia il Grande Oriente reagisce cercando di smentire questa posizione. Gli italiani non hanno mai approvato questa tesi, anzi sono riusciti a arrivare a un compromesso. L'articolo del giornale francese è un imbroglio, ma questo non basta. Si aggiunge, di lì a poco, un'altra polemica che si scatena subito dopo Caporetto. Cadorna, che è antimassone, accusa Luigi Capello di essere il comandante della seconda armata, di essere il responsabile del disastro di Caporetto. Ulteriore putiferio che si scatena contro il Grande Oriente d'Italia. In qualche modo la sconfitta di Caporetto è stata creata dal solito complotto massonico. Alla fine il processo l'inchiesta parlamentare, i processi che ne seguiranno non daranno ragione a questa tesi, nonostante le posizioni di Cadorna. Ciò nonostante, l'immagine della massoneria così faticosamente ricostruita nella prima fase della guerra rischia di essere incrinata. Si giunge a un doppio dramma, uno istituzionale all'interno della massoneria e un altro di tipo umano. Per quanto riguarda il primo caso, Ettore Ferrari è costretto alle dimissioni dopo tanti anni di gran maestranza. Al suo posto viene eletto dalle logge nella prima fase delle elezioni un medico, Achille Ballori, il quale però viene assassinato il 31 ottobre del 1917 a Roma da uno squilibrato antimassone.
A questo punto la massoneria entra in una crisi che sembra senza uscita, finché non si trova, la giunta del Grande Oriente trova una soluzione. Di nuovo l'anziano Gran Maestro Ernesto Nathan torna a prendere il maglietto del Grande Oriente d'Italia in una fase estremamente difficile. Inizialmente Nathan ribadisce le scelte del Grande Oriente sui confini. I confini non possono essere gestiti da dei plebisciti e non si può utilizzare l'arma del plebiscito, lo strumento del plebiscito, perché le popolazioni slave, i residenti, pur essendo maggioritarie, sono in qualche modo pilotate da caste clericali, dagli ulema musulmani, dai preti cattolici, dai popoli ortodossi. È necessario invece sostenere la borghesia italiana, che è progressista, che è laica, e di conseguenza il plebiscito non può avere luogo. Bisogna condurre le popolazioni slave presenti in quei territori alla democrazia compiuta attraverso una missione. Inoltre Nathan scatena un'ulteriore polemica, quella contro la Santa Sede, ovviamente. Si parla di un coinvolgimento della Santa Sede nelle trattative di pace, cosa che il Gran Maestro non può assolutamente accettare. Ma il Grande Oriente è incalzato dal pacifismo ancora presente all'interno delle logge, che non è ancora stato in qualche modo battuto da questa posizione ufficiale. Molti deputati massoni, ad esempio, aderiscono all'Unione Parlamentare di Giolitti, che è un assemblamento di forze politiche a Montecitorio favorevole a una pace immediata, almeno con la Austro-Ungheria. E poi ci sono altri massoni, e questo è il problema opposto, che viceversa, trasportati dal nazionalismo acceso nei primi anni, aderiscono niente meno che al fascio parlamentare di Federzone e di Corradini, cioè dei nazionalisti. Dunque Nathan si trova tra due fuochi, quello dell'eccessivo nazionalismo e quello dell'eccessivo pacifismo. Inoltre appare un altro personaggio, che è quello che è Arcangelo Ghisleri, geografo, massone, riconosciuto a livello internazionale, il quale riprende l'argomento dei plebisciti affermando che non servono, che ci sono dei, cioè, che servirebbero, voglio dire, cioè che potrebbero diventare utili, molto utili, proprio perché un'annessione sì che simplicita della Dalmazia avrebbe poco senso, soprattutto dal punto di vista degli interessi delle popolazioni locali. Ghisleri convoca a Roma nell'aprile del 1918 un congresso dei popoli oppressi con l'obiettivo di gettare le basi di una convivenza pacifica tra italiani e sud-slavi. Dinanzi a questa, diciamo, triangolazione nazionalisti, neutralisti e questa posizione anti-annessionista del Ghisleri, Nathan è costretto a ridurre i toni, rinunciando a una posizione estrema. Parla di guerra da vincere, parla di agire e non discutere, rinviando tutto quello che è il problema dei confini orientali a vittoria conclusa. Una vittoria che viene celebrata nel novembre del 18 anche dai Lavari massonici, e con la vittoria il Grande Oriente cercherà di uscire dalla posizione più intransigente, anche per voce dell'ex Gran Maestro Ettore Ferrari, il quale dirà: raggiunta la nobilissima meta col trionfo del diritto sulla forza, noi dovremo rivendicare intera la nostra libertà di azione. È ben chiaro a tutti che questa guerra noi auspicammo e volemmo non solo in nome delle rivendicazioni nazionali, ma ancora per fini democratici, per i fini democratici che essa proponeva, per gli effetti rinnovatori che ne sarebbero scaturiti. Insomma, una guerra che dovrebbe rilanciare quell'Italia democratica nata dal Risorgimento, ma in realtà quell'Italia nata dal Risorgimento, anche con il fattivo contributo dei liberi muratori, aveva vissuto l'ultima stagione di gloria. La nuova Italia, auspicata in buona fede da tanti massoni, sarebbe stata ben diversa dalle loro iniziatiche speranze.